La Principe, questa collezione speciale di Antico con Fini Marco Bellocchio insieme al bravissimo piccolo Enea Sala, Barbara Rocchi, Fausto Resi, che sono la famiglia Mortara. Allora, grazie di nuovo di essere qui. Fini Marco Bellocchio è uscito da 2 settimane in sala, prima è stato presentato al Festival di Cannes in concorso, dove ha ricevuto 13 minuti di applausi, un'accoglienza veramente straordinaria e calorosa. Non ha vinto purtroppo nessun premio, ma questo non vuol dire nulla, perché i film sono belli a prescindere dai premi. Il film racconta una storia incredibile che molti di noi non conoscevano, ambientata alla metà dell'Ottocento, tra Bologna e Roma, quando esisteva ancora lo Stato della Chiesa, l'ultimo Papa Re Pio IX, tramite il Sant'Uffizio decide di un giorno rapire il sesto figlio della famiglia Mortara, una famiglia di religione ebraica, e di portarlo a Roma. I motivi di questo rapimento, insomma, tutte le vicissitudini le vedrete appunto nel film, noi non vi anticipiamo nulla, secondo i motivi che qui abbiamo la famiglia, il padre, la madre, il figlio. Io se volete inizio da Enea, ci racconti come è stata un po' questa esperienza. Una cosa che mi ha colpito molto quando ho visto il film è che tu per molte scene recita anche in ebraico e in latino, che deve essere stata una cosa molto difficile. Ci racconti un po' come hai lavorato a questo film, come ti hanno scoperto anche. Allora, il film da fare è molto difficile, ma allo stesso tempo divertente e bello, perché ho lavorato con tantissimi attori e molto bravi, sì, è vero. E a fare il film ci ho messo un'estate, però io mi sono impegnato. E poi le preghiere in ebraico da fare come scena sono difficili, perché le dovevi imparare 2 giorni prima per poi la scena, che forse veniva anche cancellata. Però io le ho imparate e poi ho recitato dicendole più volte. Bravo. Bravo. Allora Barbara e Fausto, voi fate i genitori naturalmente di questo bambino, credo non ci sia una tragedia più grande di vedersi sottratto appunto un bambino, che nel film siete in una recitazione molto intensa. E Barbara, la prima volta che vedrete nel film, incontri qui a Roma, è una scena straziante, insomma, e quindi volevo chiederti come hai costruito questo personaggio estremamente drammatico e che sembra quasi sempre stia per scoppiare, no? In un certo senso. Buonasera a tutti. Noi ci siamo preparati con un consulente ebraico, come diceva Enea, perché era importante per noi sapere le preghiere. E soprattutto come famiglia, in un certo senso ci ha unito questa cosa di studiare insieme le preghiere tra un cianco e l'altro. Quando c'era lo stop noi ci mettevamo a pregare, ma perché dovevamo far sì che fosse una cosa nostra e fosse una cosa naturale. Poi chiaramente sì, appunto la storia di questo bambino che viene portato via perché battezzato illegalmente. E quindi mi sono immaginata che cosa volesse dire per una madre a un certo punto vedersi sottrarre suo figlio. E io ho un bambino quasi della stessa età di Edgardo, diciamo, e io cercavo di sottrarmi veramente, cioè cercavo di mantenere una distanza, e stranamente nella mia testa c'ero anche riuscita. Cioè, ci sono scene dove io non mi ricordo di aver pianto, non me lo ricordo proprio. Invece poi l'ho viste e pianco
e mi rendo conto che quella era, che quelle scendevano da sole, quasi che io cercassi, come se cercassi di trattenerle, perché era veramente troppo doloroso. Però sono stata molto fortunata, perché al mio fianco c'era Enea, che veramente è stato un collega eccezionale, perché si è messo veramente in ascolto di quello che succedeva. Cioè, poi lui non aveva letto la sceneggiatura, non sapeva proprio qual era la storia, cosa stava succedendo, lui andava di scena in scena, si preparava per quella giornata. E quindi l'abbiamo fatto veramente insieme, dal provino noi l'abbiamo fatta insieme. Un altro personaggio molto importante del film è il padre del piccolo Edgardo, ed è un uomo molto religioso, ci tiene molto a tutta una serie di ritualità quotidiane, però poi vive la situazione di un uomo a cui la religione o i motivi religiosi sottraggono un figlio, e quindi si trova di fronte a questo, anche se non è la sua religione che lo sottrae, no? A questo senso, in un certo senso, del divino che lo mette alla prova in maniera terribile. Quindi volevo chiederti, per te come sarà questa esperienza? Buonasera. Ci sarebbero tantissime cose da dire che non dirò, perché giustamente voi dovete ancora vedere il film. È un film estremamente denso, perché la vicenda è tragica e si muove nella complessità. Il cinema di Marco Bellocchio si muove nella complessità delle tematiche che porta in scena e nella complessità dei personaggi che si muovono veramente in tutte le possibili contraddizioni dell'essere umano e dei sentimenti che anche una vicenda come questa può mettere in campo. E l'approccio è stato un approccio di studio, come diceva prima Barbara, un approccio di lavoro insieme. Abbiamo molto cercato di costruire questa famiglia, di cercare la cultura ebraica che non è la nostra. Con grande curiosità siamo stati accolti dalle comunità ebraiche anche di Bologna. È stato un viaggio estremamente affascinante, e bisognava farlo anche perché le scene poi richiedevano delle cose molto specifiche, ma come dicevi tu, un viaggio anche in quella parte spirituale. Per quanto mi riguarda, trovo che il personaggio di Momolo sia, da un certo punto di vista, senza tempo, perché dei genitori che subiscono una violenza di questo tipo, un abuso di potere di questo tipo, raccontano un sentimento straziante, traumatico, senza tempo, e anche forse che va in profondo al di là di tutto. Ecco. E trovo che il personaggio di Momo mi piace, mi ha commosso molto, perché lo trovo estremamente moderno, nel senso che trovarsi a reagire di fronte a una vicenda del genere ci mette davanti a delle domande, ci mette in discussione a cosa ci si può attaccare, aggrappare di fronte a questo. Ecco, forse anche la politica, la religione, in fondo di fronte a un figlio, forse arrivano anche dopo. Certo, c'è un discorso sull'identità e sul rispetto dell'essere umano, anche in questo senso mi sembra che una cosa che per me è stata importante era cercare di capire dentro questa vicenda, quindi dentro l'immedesimarsi completamente, lo stare dentro, qual è il nodo che
che da sciogliere ieri, oggi, domani, qual è il nodo da sciogliere che ci unisce anziché separarci? Sì, questo è bellissimo, è una questione molto importante. Vedete che mi interessa dopo la visione del film. Io prima di salutarvi volevo chiedervi a tutti e tre, visto che giustamente Paolo diceva ma Marco Bellocchio è un regista della complessità, com'è Marco Bellocchio regista con gli attori, come è stato con voi? Cioè un regista che vi dice ok, si fa questo e basta, oppure dopo questa fase di studio e di direzione, perché poi un regista deve sempre dirigere gli attori al cinema, vi ha lasciato una certa libertà creativa? Che tipo di regista è? Ma è un regista, è un artista veramente unico e meraviglioso. È un artista, è un regista che ascolta molto gli esseri umani che ha di fronte, l'attore che ha di fronte. Già la sua scelta, in qualche modo, quando sceglie un attore per un ruolo, è perché sta lavorando su di te. E quindi ti segue momento per momento, è come averlo veramente sempre accanto e si lascia sorprendere, è molto curioso, gli basta una parola per spostarti immediatamente su un'altra direzione, verso la direzione che lui sta cercando o che momento per momento si cerca, perché attraverso l'incontro le cose cambiano, quindi le cose si muovono e ci sorprendono, anche perché certe cose non le sappiamo prima, ma fanno parte di un mistero che si scopre, o che a volte non si scopre neanche, ma che rimane lì e che poi magari lo spettatore dovrà scoprire. È molto amorevole, cioè si prende molto cura degli attori, come lui li rispetta tantissimo e noi ci sentiamo molto capiti. Per dire, se ti deve dire una cosa, una scena importante, te la dice quasi sottovoce, quasi abbracciandoti, sottovoce, all'orecchio, senza che lo sentiamo soltanto no, io e lui e basta. È come se improvvisamente non ci fosse più nessuno, crea proprio una concentrazione sul set che è magica e che quindi ti dà la possibilità di aprirti nella maniera più generosa possibile. Come Bellocchio? Secondo me Bellocchio è molto bravo. Quando facciamo le scene, lui ci dice un po' come fare, ma poi dopo ci lascia mettere un po' del nostro. E quindi ci piace, a me, almeno a me piace, perché secondo me è un bravo regista. Non si arrabbia se uno sbaglia, dice ecco, ne facciamo un'altra perché non va bene. Però quando spiega come fare una scena è chiaro. E secondo me è un regista molto bravo. Grazie, grazie. Pensate che Daniela Bellocchio passa quasi 80 anni, no? Quindi insomma la forza del cinema. Allora, noi vi ringraziamo tutti quanti, siamo sicuri che il film non vi lascerà indifferenti, vi colpirà e insomma fate passaparola, perché il film resterà ancora una nazione bellissima ancora per molto tempo, e i film hanno bisogno del pubblico. Quindi mi raccomando, veramente viva il cinema in sala, vero? E viva la sala! E viva la sala cinematografica! Grazie mille e buona visione!